Ciao ragazzi, in questo video vado a parlare di un argomento un po' scottante, ovvero mi sono chiesto quali sono gli errori più comuni che le band fanno quando vanno a collaborare insieme ad un fonico per un evento. Per raccogliere più esperienze possibili, ho chiesto al gruppo su Facebook Adotta un fonico e dai un lavoro vero, quali secondo loro fossero gli errori più comuni delle band. Ci tengo a ringraziare tutto il gruppo perché è stato davvero collaborativo. Andiamo quindi ad elencare quali, secondo me e secondo il gruppo su Facebook Adotta un fonico e dai un lavoro vero, quali sono gli errori più comuni che fanno le band. Un errore comune è un po' l'atteggiamento. Per la riuscita dell'evento è molto importante che la band ed il fonico collaborino bene. E quindi è importante rapportarsi con educazione anche perché si va a lavorare insieme ad un professionista con il quale magari non abbiamo mai collaborato o addirittura nemmeno conoscevamo. Altro aspetto importante è la scheda tecnica. La scheda tecnica deve essere molto semplice da capire e completa di tutti i dettagli. Vi lascio qui sotto in descrizione qualche scheda tecnica ben strutturata che ho trovato su internet e così che per le band che devono fare la scheda tecnica avete qualche esempio da seguire. Ora, dal momento che abbiamo spedito la scheda tecnica, dopo pochi giorni è arrivato il momento del live e quindi si va a montare. Ora, chiaramente è importante la puntualità, perché nella gestione dell'evento la velocità e i tempi sono molto importanti. Dal momento che andiamo a montare e vogliamo far star tranquilli i fonici, potrebbe essere, anzi senza potrebbe, è buona norma montare il nostro equipment e magari scendere un secondo dal palco per permettere al fonico di cablare tutto senza avere noi tre piedi, o addirittura se il fonico deve andare a microfonare la batteria, faccio un esempio, suonare la batteria per divertimento mentre il fonico monta i microfoni e cabla non è proprio il massimo. Ora, dal momento che tutto è stato cablato e si va a fare il soundcheck, è importante che tastieristi, chitarristi e bassisti vadano a capire quanto volume hanno bisogno dal proprio amplificatore sin da subito, perché se nel corso del live si va a modificare diverse volte il volume, ad esempio dell'amplificatore della chitarra, si va a fare un danno al fonico, il quale improvvisamente potrebbe ricevere una quantità maggiore del volume dell'amplificatore della chitarra e quindi si va a fare un danno, diciamo. Quindi è importante sin da subito capire quanto volume vogliamo chiedere al nostro ampli. L'errore più comune che fanno le band quando fanno il soundcheck in un palco è quello di pretendere di sentire tutti gli strumenti come se si stesse in sala prove. Ora capisco che la band è abituata alla sala prove in cui ognuno sente tutti, però immaginate di avere solo un fonico. E questo fonico, oltre a gestire il mix esterno, deve gestire il mix individuale. Faccio un esempio di una band composta da 6 elementi. È chiaro che senza stare sopra il palco, soprattutto, è impossibile fare un mix perfetto di tutti gli strumenti su ogni cassa spia. È importante che ogni musicista sappia di quali strumenti ha bisogno di sentire per poter fare il live. Faccio un esempio, io che sono un bassista, so che per portare a casa il live ho bisogno di sentire la batteria, che già ce l'ho dietro e quindi non mi serve sentire la spia, magari a volte metto un po' la cassa e la batteria, e di sentire poco la voce della cantante, giusto per seguire bene il brano. Ma a volte neanche metto quella perché se ho la cassa spia vicino anche della cantante, magari la voce la sento di lì e mi basta. Però faccio un esempio: a volte canto anche e per cantare so benissimo che avrò bisogno di sentire bene la voce mia e sentire magari un po' di più anche la voce della cantante. Quindi in quel momento andrò a mettere solo la cassa della batteria,
Il mio basso no, perché lo sento dall'ampli, la mia voce e la voce della cantante. Quindi il fonico dovrà andarmi a mettere solo tre strumenti per me fondamentali per poter fare il live. Ed è chiaro che gestendo in questo modo do la possibilità al fonico di essere rapido e di non metterlo in difficoltà. Quindi, in poche parole, ogni musicista deve avere in spia solo gli strumenti fondamentali per poter fare il live. Un altro errore comune è quello di suonare nel soundcheck in maniera diversa rispetto a come si suonerà nel live. Ora, capisco che magari nel soundcheck non ci si voglia stancare, però se il batterista nel soundcheck suona pianissimo e nel live suona molto forte, è chiaro che questo comporterà qualche problema al fonico. Quindi riuscire un po' a simulare quello che sarà il concerto durante il soundcheck. Ora, tutte queste cose che ho elencato potrebbero essere scontate, ma non lo sono per niente, secondo me. E tra tutti gli aspetti che abbiamo toccato, secondo me quello più importante, che sembra banale, è quello di voler avere tutto in spia, perché è quello lì che comporta che il soundcheck invece di un quarto d'ora vada a durare 2 ore. E quindi sia la band che il fonico magari vanno ad affrontare il concerto che già sono stanchi perché hanno fatto già 2 ore di soundcheck. Spero che questo video rimanga utile. Se vi vengono in mente altri aspetti, scriveteli qui sotto e magari se ne verranno fuori molti, potrò fare anche un secondo video in merito a questo argomento. E ringrazio il gruppo su Facebook Adotta un Fonico e Dai un Lavoro Vero. Vi ringrazio per aver visto il video. Ciao!